Buonasera a tutti e ben ritrovati nelle nostre dirette. Adesso controllo dall'altra parte così leggo i commenti. Buonasera a tutti, grazie Gaetano per la sua disponibilità. Ok, ci siamo. Vi guardo dal E ben cellulare. ritrovati nelle nostre dirette. Abbasso. Che figura? Scusate, il solito, eh. Allora. Buonasera a tutti, ciao Valentina, rimetto gli occhiali così riesco a vedervi. Ciao Paola, ciao Mirella, ciao Stefania, ciao Alessandra, ciao Anna, ciao Gabriella. No, ok. Ciao Patrizia, ciao Cristina, ciao Angelina, Delitta, Roberta, Anna, Graziella, Paola, ciao Paola, Maria Rosa, Maria Rosaria. Cristina, ciao Ivonne. Allora, intanto che attendiamo che arriva ancora un po' di gente, lasciamo passare ancora un po' di secondi. Allora, stamattina stavo chiedendo al mondo dello spirito, ciao Gra, stavo parlando col mondo dello spirito, stamattina gli ho detto che diretta possiamo. Che cosa possiamo parlare stasera, visto che buonasera a voi. Che cosa possiamo incominciare a parlare, perché poi sapete benissimo che le nostre dirette cambiano da un secondo all'altro. Stasera volevo parlarvi di come ci si approccia o come si fanno, cioè non come si fanno, come ci si approccia a un contatto medianico, cioè cosa succede nelle varie. Ciao Katia, ciao, nelle varie. Ciao Maria Grazia, nelle varie situazioni, cioè nelle varie tipologie di contatto, perché come ben sapete, nei contatti medianici non ce n'è solo uno, non c'è solo la chiaroveggenza. C'è la chiarosenzienza, che è l'udito, la visione, che sono i filmati, come se fosse un film. Ciao Sabri! E poi vedere l'anima della persona che è trapassata. Cosa succede durante un contatto medianico? Succede questo, che una persona ha di fronte un'altra, ok? E incomincia a sentire una sensazione un po' strana, ok? Se è un contatto visivo, nel senso che si vede l'anima, cosa succede? Che incomincia a formarsi o incomincia a intravedersi un alone, ok? Dentro questo alone, che è un'aura totalmente diversa. Per chi conosce il significato aurea e come la si può vedere, è totalmente diversa perché, ciao Mary, perché è fatta di luce, ok? Quindi, perché la gente mi chiede come fai a riconoscere se è una persona dall'altra parte? Grazie Roberta. Come fai a riconoscere se una persona è viva o è dall'altra parte? Semplice. Per me, nel senso che quando ci parlo, che ce l'ho di fronte, la sua aura è totalmente diversa da una persona umana, ok? Quindi si forma quest'aura, ok? Si forma quest'aura e con all'interno questa persona. Io, voi mi chiedete come faccio a sentirli, ok? Li sento dall'udito, ok? Ma posso anche vederlo. È come se io gli leggessi le labbra, ok? Da quello che mi sta dicendo. Quindi non è solo la chiarosenzienza, ma è anche la chiaroveggenza. Ciao Patrizia, però cosa succede? Io non è che all'anima con cui sto comunicando parlo, ok? Parlo con la mente, no, io parlo con il cuore, perché è il cuore. Li vedo, ma non posso comunicare con gli animali. Ok?
però si possono palesare, cioè si possono far vedere, sì. Cosa succede? Che quando vedo quest'anima che vuole comunicare, io la guardo e intanto comunico con la persona, quindi un occhio guarda di là, i miei occhi guardano la persona, ma la persona ce l'ha sulla sua destra, che è la mia sinistra, e poi posso sentirla. Ok. Cosa succede? Che mentre io la persona dialogo con questa persona, magari la persona mi sta parlando, io intanto sto comunicando col mondo dell'oltre. Ok. Ciao. Ciao Maria. Cosa succede? Che il mondo dell'oltre comincia a darmi le informazioni per farsi capire chi è. Ok, quindi incomincerà a dirmi che è un'energia femminile, io la vedo già, comunque dirò che è un'energia femminile, che è alta in un determinato modo, che aveva i capelli in un determinato modo, che nel periodo della fine di vita, ciao Sabrina, che poteva camminare in un determinato modo, se aveva le stampelle o meno, quindi incominciano a darmi dettagli per far tranquillizzare la persona. Grazie mille Giovanna, grazie mille. Comincio a dare i dettagli alla persona per tranquillizzarla e per cominciare a capire chi è. Ok? Ciao Anna Maria, un bacio grosso e un abbraccio. Quindi incomincia la persona, incomincia a capire con chi sto parlando. Ciao Franca, e incomincia a tranquillizzarsi, perché quando si fa un contatto medianico, capita a tutti. Innanzitutto si è ansiosi, ok? Innanzitutto, ma non è perché, ciao Isabella, ma non è perché l'ansia di che cosa succede, l'ansia di sapere determinate cose, perché l'aiuto, ok? L'ansia di avere questo aiuto. Quindi cosa fa il mondo dello spirito? Mette in tranquillità tutto. Poi naturalmente. Bravissima Alessandra. Poi cosa succede? Che la persona, quando tu gli dici un nome, la persona che ho di fronte, un attimo perché non mi ricordo, è normale, sei chiuso in una bolla, sei connessa con il mondo dell'oltre non ti fa uscire da quella gabbia, a meno che non sia una persona molto vicina, che tu possa riconoscere questo nome. Ok, ciao Chiara. Quindi qui il contatto comincia a parlare, comincia a defluire il tutto, il flusso arriva, incominciamo a parlare, anche se la persona mi parla, io continuo a parlare col mondo dell'oltre, non è che il mondo dell'oltre si ferma, ok? Poi ci sono quelle energie che non smettono mai di parlare, incominciano a, immagino Isa, immagino, vedo cosa posso fare. Incominciano loro incominciano a parlare, la persona mi dice: "Ah sì, questo me lo ricordo, nonostante tutto il dettaglio, perché sì, ero piccolina", e il mondo dell'oltre da comincia a dare dettagli. Fino a quando il mondo dell'oltre incomincia a dare i primi aiuti, ok? E incomincia a metterti in carreggiata. Ciao Maria. Incomincia a metterti in carreggiata sulla strada che stai percorrendo, ok? Dirà determinate cose sulla tua vita, per come affrontarla, non interverrà mai su un libero arbitrio, ma ti cercherà di aiutare in questi piccoli ostacoli che stai affrontando, perché hai chiesto il loro aiuto, ok? E questa è la chiaroveggenza, ok? Invece la clairosenzienza, che dà sempre gli stessi messaggi, li dà tramite l'orecchio, quindi una voce soave, dipende anche qui. Per quanto riguarda la chiaroveggenza, la persona mi può far sentire il suo carattere, di com'era in vita, di come si comportava, o addirittura mi fa muovere, non mi fa stare fermo, mi inceppa la gola, cioè mi fa capire determinate cose, ok? Con la chiaroudienza, no, ok, non la sentire, la chiaroudienza, ho sbagliato io prima. Cosa succede? Che il mondo dell'oltre mi parla nell'orecchio e incomincia a raccontarmi di com'era lui in vita. Ok? Io non lo vedo, però mi racconta di quello che ha fatto in vita, di com'era in vita, cosa ha fatto in vita. E
e mi fa sentire anche se aveva una voce rauca, ok? Una voce soave. Ciao Arianna, io non do messaggi in diretta, mi dispiace. Come si dice? Ok, quindi incominciano a parlare. Ciao Sandra, incominciano a parlare, mi raccontano la loro vita, come sono stati, cosa hanno fatto e più o meno incominciano a raccontare a questa persona il loro trascorso. Ok, questa è la chiarudienza. Invece, poi c'è l'altra, ok, che tante volte mi è già capitato anche in diversi contatti, che incominciano a farmi chiudere gli occhi. Ok, cosa succede quando io chiudo gli occhi? Infatti, innanzitutto, chiedo scusa alla persona perché, chiedo scusa alla persona perché incomincia a chiudere gli occhi e gli dico: scusami se chiudo gli occhi, ma vogliono che mi muovo in questa maniera. Perché mi chiudono gli occhi? Perché, e non riesco ad aprirli, perché mi fanno vedere il filmato della persona che ho di fronte, cioè non della vita della persona che ho di fronte, ma me lo sta raccontando una persona dell'oltre. Allora, mi fermo un secondo che rispondo a una domanda, aspettate. Grazie Katia, sempre molto gentile. Crisalide. Non è che non dicono i nomi, mi è capitato a me di avere dei nomi. Ok, ma ultimamente mi stanno dando. Allora, tante volte può essere la persona stessa, scusa, ho sbagliato, determinate volte, ma il più delle volte che mi sta succedendo sono persone che avete ciao amore, che avete in parte, ok? Quindi io posso avere una persona di fronte, sentire il mondo dell'oltre con la stessa voce della persona che ho di fronte o con un'altra voce che mi dice Giovanni, e io dico alla persona: guarda, io sento un nome Giovanni, ok? La persona, se è una persona vicina a lei, mi dice: ah sì, è il mio compagno, ok? Il mondo dell'oltre ti sta dicendo che stai parlando con loro e non con me, perché io non posso conoscere il nome del tuo compagno. Danno un'evidenza, ok? Oppure tante volte, senza dir niente, Giuseppe, ah sì, è mio nonno, stai parlando con lui, sì, perché tutto mi risuona verso nei suoi confronti. Quindi, ciao Ale, quindi me li danno i nomi, ma tante volte sono persone che vi sono in parte e tante volte capita anche che danno il nome del primo ragazzo che hanno avuto nella vita o la prima ragazza, dipende, si può. Quindi me li stanno dando, però non so, lo dico sempre, non so se la persona con cui parlo è una persona che hai tu conosciuto in vita. Adesso sto cercando di capire come muove l'energia quando dice il nome in vita e il nome nell'oltre, ok? Quindi sto cercando di orientarmi, però stanno incominciando a fare così, è da un po', però devo capire come funziona, non è semplice perché la medianità è sempre in salita. Allora, ciao Jerry, ma in base a cosa sei? Cioè, in base a chi ha qualcosa da dirci o in base a chi vorremmo sentire noi? Allora, Anna, di solito arrivano le persone alle quali voi avete bisogno. Come ho spiegato già in altre dirette, se una persona sta passando un momento di depressione e arriva o il vicino di casa o il cugino che è morto, si è suicidato perché era in depressione, allora arriva il cugino. Naturalmente questa persona che ho di fronte non è che si suicida, ok? O è lì per lì. Però gli cerca di dargli coraggio nella vita per fargli passare questa depressione, ok? Perché a lui non l'ha aiutato nessuno per passarla, quindi lui cosa fa? Scende ad aiutare, ok? Poi non è che in un contatto arrivi solo una persona, ok? Possono arrivarne anche due. Magari arriva una persona per chiedere scusa o per aiutarla, e poi magari c'è dietro la mamma alla quale questa persona voleva parlare, che mi fa vedere che, io lo spiego a mia maniera, lo spinge un po' avanti perché vuole parlare lei, ok?
Capito? Quindi dipende chi arriva. Può arrivare anche la guida. Perché arriva la guida? Perché in questo momento hai bisogno di una drizzata nella tua vita spirituale. Quindi scende la guida e ti dice determinate cose. Il flusso della guida è diretto, non si ferma, non è come il mondo dello spirito. La guida incomincia a parlare e va fino a quando non smette. Può parlare anche per 2 minuti, 5 minuti di fila per poi smettere. Con me lavorano in questo modo le guide. O 1 minuto di fila o 2 minuti di fila, ma non smette, ok? No. Ciao a tutti. Allora, scusa, ti mandano messaggi su questa guerra orrenda alle nostre porte? No, Laura, no, non ci, allora, non ci avvisano sulle catastrofi, nel senso, cioè, perlomeno a me, non mi avvisano perché è un libero arbitrio dell'uomo, cioè, non è il mondo dell'oltre. Loro sanno, ma non ci possono dire niente perché potremmo fermare un'azione. Per modo di dire, ok? Quindi no. Però se ti posso essere di aiuto, ti faccio capire una cosa. Nel 2019, mi sembra che l'avevo già detto, ma te lo ripeto, nel 2019, forse no, marzo 2020, in pandemia, il mondo dell'oltre, tramite la mia guida Elias, che mi fa fare le scritture, mi disse di non dare molto peso a quello che stava succedendo perché sarebbero arrivate cose molto più forti più avanti, dopo questa cosa della pandemia. Ok? E infatti ci sono stati parecchi maremoti, smottamenti, eccetera, eccetera. Quindi ti avvisano, ma non ti dicono cosa sta arrivando. Ok? Magari perché ti tranquillizzano, ti dicono è una cosa che sta passando, ok? Però stai attento a quello che arriva dopo. Ok? Però non ti possono dire cosa, quando inizia, quando finisce, come finisce. No. Ciao Sabina. Gerardo, è possibile che una persona che viene dall'oltre, che dice di essergli vicino sempre, non sappia però delle cose? No, 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 Sabina. Allora, ti spiego, Sabi. No. In un contatto medianico. Non puoi, ti faccio un esempio, non puoi dirmi come si chiama, ti dico, non me lo dice, però mi dice magari un altro nome che fa parte della tua famiglia e ti posso dire, guarda, Sabi, tu di fronte mi fai una domanda, mi puoi dire se mio nonno, puoi chiedere a mio nonno se ti dà il mio nome e ti dico, guarda, so che è tuo nonno, ma mi dice Francesco e tu colleghi Francesco a suo fratello, dici, ah, è il nome di suo fratello, quindi è mio nonno, ok. Se tu gli chiedi, allora di solito quando tu hai una domanda in testa, il mondo dello spirito ti risponde prima perché è un flusso, ok? Loro sanno già cosa devono arrivare, ok? Ha già la tua domanda, tipo io devo andare a fare degli esami, hai in mente, devo fare degli esami per vedere le mie ossa come vanno. Il mondo dello spirito, ancora prima che tu formuli la domanda, ti dice: stai tranquilla che gli esami che stai andando a fare. Per le tue ossa andranno bene, ci sarà una cura da fare con Tizio Caio Semproglio. Però di solito funziona così. Se fai delle domande per sapere chi è, difficilmente, ma se fai delle domande devi avere delle come si chiamano? Mi viene in mente, aspettate, delle evidenze. Ok, devi sempre, il mondo dello spirito darà sempre delle evidenze, ok? Se non ti dà delle evidenze è una lettura dell'aura, una lettura psichica, ok? Il mondo dello spirito dà sempre, sempre delle evidenze per fare capire che è lui, ok? Spero di essermi spiegato. Ciao Luisa. Io sento da sempre l'umore nelle orecchie quando vado a letto la sera, come appoggio la testa sul cuscino, tipo rumore dell'universo, e a volte sembra che sto per decollare, le orecchie stanno bene. Tu puoi spiegarmi qualcosa? Allora, io ti posso dire che se è quando vai a letto che ti stai per addormentare, vuol dire che sei in un momento tuo di rilassatezza, quindi
quindi sei più serena, non sei coinvolta durante la tua giornata, quindi qualcuno cerca di farsi sentire, ok? Poi può essere anche la preparazione per un viaggio astrale che magari tu li fai e non te ne accorgi. Bisogna capire bene in che frase e in che fase arrivano, se si appoggi subito al cuscino o quando stai per addormentarti. Ciao Anna Paola, ciao Lorenza, ciao ciao ciao. Allora, ciao Cristina, aspetta, Monica, metti gli occhiali. Allora, la guida, sto provando a contattarla, anche a volte ha risposto, ultimamente non ultimamente no, continua a provarci. Eh sì, ti mettono alla prova Monica, devi continuare a essere un martello tu per avere delle risposte dopo, ok? Quindi sì, devi continuare e non smettere, perché loro ti mettono alla prova per vedere se hai voglia veramente di fare o così tanto per giocare. Loro il primo punto, quando tu cerchi di contattare, è come con la scrittura, no? Quando tu vuoi approcciare con la scrittura, cosa fa il mondo dello spirito? Ti fa vedere che c'è perché incomincia a farti disegnare cose che tu non disegneresti mai, tipo gli otto, vabbè. Però dopo devi aspettare prima di scrivere, perché sennò sarebbe troppo semplice. Quindi ti mettono alla prova per vedere, ok, fin dove arrivi. Capito? Sei sempre, col mondo dello spirito e con la medianità, sei sempre messo alla prova e in discussione, sempre. Allora, Alessandro. Allora, Alessandro, i miei genitori sono andati via a dicembre 2021, entrambi una settimana di differenza. Penso che si amavano molto se è andato, uno soffriva la mancanza dell'altro. Li penso sempre, sono convinto che ora stanno bene, certamente quello sì. E sono vicino a me, confermo. Ho avuto segnali e vorrei percepirli meglio. Allora, ci sono, per percepirli meglio bisogna fare dei corsi, ok? Per capire a che livello si è, a cosa si sente, a come si vuole percepirli, perché ognuno ha la sua tecnica di percepire, chi li percepisce con i rumori, chi li percepisce con il suono di un campanello, chi con la candela che si alza la fiamma, cioè bisogna capire come li vuoi sentire, qual è la cosa che ti risuona di più, tramite la musica, tramite se erano amanti della musica, cioè bisogna capire tante cose, non è semplice. Ciao Lucia Vinci, benvenuta. Allora, Bruno Scarpa. Ciao Bruno, perché quando si chiede a un medio quella frase diceva sempre oppure quelle carrozze, canzone cantava, non viene mai detto? Allora, questa è una bella domanda, Bruno. Perché ti spiego, non è detto che il mondo dell'oltre ti risponde alla tua domanda, perché lì è non credere a loro, ok? Se ti faccio un esempio, siamo in un consulto, ti do delle evidenze che tu hai capito che è tuo nonno e mi dici sì, però mio nonno cantava una canzone, ok, ma perché mi stai chiedendo un'altra evidenza quando tu ne hai già avute altre? Perché cerchi di cercare il capello nell'uovo? Non me la daranno mai. Perché è una cosa che tu stai chiedendo dopo tutto quello che ti hanno dato loro. E stai tranquillo che se non è quel consulto, è un consulto dopo l'altro, ti daranno anche la canzone, ma ti dico anche un'altra cosa. Tante volte la gente non chiede e tante volte arriva la canzone. Tipo, c'è una persona che cantava questa canzone, magari sta arrivando e io posso dire, oh, sta arrivando un signore in bicicletta che quando andava in bicicletta cantava questa canzone. E tu, ah sì, è mio zio, però, capito? È come se tu mettessi alla prova di più ancora la persona che tu hai di fronte, che poi non metti alla prova me,
Perché se tu mi chiedi a me che canzone cantava o che frase diceva, non stai mettendo a prova me, perché io non sentirei niente se non ci fossero loro. Ti direi, non lo so, non lo conosco. Chi lo conosce, tuo zio o tuo nonno? Stai mettendo alla prova il mondo dell'oltre, dopo le evidenze che ti ha dato. Ti dice, fermati un attimo, io ti ho già dato, perché vuoi ancora di più? È come non credergli, hai capito? Però stai tranquillo che poi il mondo dell'oltre, o tramite la radio per la canzone, o tramite un altro consulto, arriva dove deve arrivare. C'è stata, ok, se non mi sbaglio, c'è stata una signora che aveva chiesto dove era appoggiata la cosa c'era in parte alla foto del marito, ok? E lì il mondo dell'oltre gli aveva risposto. Gli aveva risposto, questo te lo posso dire perché me la ricordo, perché se non mi sbaglio è la mamma di una mia amica, che io non conosco, questa signora, ma siccome questa signora è molto credente ed era un po' diffidente sulla medianità, gli hanno dato questa botta, per dire, e altre botte, nel modo, nel gergo, per fargli capire che stava parlando con loro e non con me. Allora, Stefania, capita che in un consulto privato ti mandano un messaggio in cui il destinatario è una terza persona o non quella che hai di fronte, magari per poter usare la persona che hai di fronte come messaggio? Stefania, capita se c'è un'urgenza, nel senso, se tu, ti faccio un esempio, siamo in consulto e incomincio a sentire Chiara, 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 e ti dico, guarda Stefania, io sento il nome Chiara e tu mi dici non c'è nessuno. Chiara, ti dico Stefania, guarda nelle amicizie perché sento una signora e tu mi dici, ah sì, è la mamma di un mio compagno, del compagno di classe di mio figlio. Bene Chiara, ti lascio un messaggio, non farlo recapitare, cioè non puoi andare di là, sono parlato con un medico, cerca di girarglielo alla tua maniera. Magari lei deve fare un controllo e siccome lei non va perché ha paura, perché sta aspettando tutto il tempo, il mondo dell'oltre la spinge dicendole devi fare quel controllo, magari salterà fuori così, hai capito? Però lo gestirai alla tua maniera. Può capitare se ci sono veramente urgenze, ok? Come capita in medianità pubblica che può arrivare una persona alla quale era la tua vicina di casa, nella quale ok. Può arrivare la tua vicina di casa che ha la figlia che abita nella casa in parte a te e devi dare un messaggio alla figlia, ma glielo dirai alla tua maniera. Però può capitare sì. Allora, te lo chiedo perché ho avuto il dubbio di chi fosse. Non sapeva delle cose di me, anche quando gli chiedevo delle cose, delle risposte, ho avuto il dubbio che non fosse la persona che diceva di essere. Ecco, un'altra cosa, quando fai questi consulti qua, Sabi, no? Devi sentire la vibrazione che ti arriva. Ok, se non ti quadrano le cose, fermi il medium e dici, aspetta perché non mi tornano delle cose. Puoi farti dare delle delucidazioni per capire chi è, perché tante volte, Sabi, mi è capitato ultimamente, Alessandra, cosa intendi? Si può fare solo un contatto? Ok, capita anche a me che magari ti sto dicendo, ah, io so che questo signore, è un esempio ragazzi, questo signore gli piaceva portare jeans, ma so che stirava le camicie. Tu mi dici, guarda che Jerry che stai sbagliando, non è che, cioè, guarda Jerry che ti stai confondendo, scusa, non sbagliando. E io, perché? Perché mi stai raccontando un po' di uno e un po' di un altro. Allora ti dico, grazie di avermelo detto, Sabi. Ho due persone di fronte, magari ho una persona di fronte e una in chiaroudienza, quindi faccio fatica a distinguerla, ok? Perché magari sono anche in connessione, quindi puoi immaginare. Per quello la persona è importante che ti dica, guarda che c'è qualcosa che non è che non torna. Però mi stai dicendo delle cose che riguardano due persone diverse. Allora io parlo col mondo dello spirito e chiedo un attimo un distacco. Cosa succede? Che quello che parla, la persona, l'anima che parla, si ferma, ok? E l'anima che ho di fronte incomincia a parlare e ti dà le sue delucidazioni. Però
Poi cosa succede? Che l'anima che ho di fronte si ferma e mi parla quella che è in orecchio. Quindi poi tu capisci che magari era il nonno e il bisnonno, ok? Può capitare questa cosa, ma devono darti non è per forza, però ti devono dare delle evidenze importanti, tipo il nonno abitava in un cancello con una rosa fuori appoggiata sul marmo, perfetto. E l'altra persona chi è? Ah, lo sento, il bisnonno aveva pieno un campo di girasoli. Ah sì, ok, capito. Per forza un'evidenza te la danno, una, due, tre, dipende. Allora, Alessandro Padalino, ho avuto i fari anabbaglianti accesi con l'auto spenta e chiusa a chiave sotto casa dei miei genitori, andate via. Sì, può essere loro che ti fanno capire che ci sono e sono nella luce, perfetto. Magari chiedevi dove erano le domande, magari ti facevi le domande chissà dove sono, chissà come stanno, loro ti hanno detto che stanno bene e sono nella luce. Allora, se loro lo sanno quando abbiamo bisogno, perché mio marito non arriva da me che mi manca tanto? Luigina, allora, da te in che senso? Tramite un contatto o che ti venga a parlare direttamente a te? Sono due cose totalmente diverse. Io tolgo gli occhiali, ma ok. Qual è il motivo che le persone dall'aldilà non vogliono dire il loro nome che avevano in questa vita? Maria Florise, non c'è un motivo, non c'è assolutamente un motivo. Determinate anime lo danno, determinate anime no, ma ti danno già tutte le evidenze possibili al mondo che sai che è lui. Perché devono aggiungere il nome se tu hai già tutte le evidenze che ti fanno capire che è il tuo bisnonno? Perché vuoi sentirti dire che è Vincenzo quando sai già chi è? In un contatto medianico che mi fecero, che una persona dell'oltre arrivò e gli disse alla mia amica medium, gli ha detto due cose e lui ha detto, lui ha già capito chi sono, non doveva dirmi nient'altro. Perché devo andare a chiedere se è vero quello che sento e se mi può dire anche il nome? Perché? Saranno loro a comunicarlo. Poi, te lo ripeto, a me stanno cominciando a lavorare così e chi ha fatto dei consulti con me lo sa. Quindi, però non è detto che te lo diano, ma tanto ti danno le altre evidenze, non hai bisogno del nome specifico. E tante volte può capitare che arrivino con i nomignoli determinate volte. Non è detto che lo fanno, ma perché ti danno tutt'altro, capito? Sì, Mariella, vedo la sua aura. Allora, bella domanda. La guida ti fa capire chi hai dietro, nel senso, se ti spiego come fai a riconoscere la guida, perché ciao Giorgia, perché la guida quando arriva più o meno ti assomiglia in determinati gesti e quindi io incomincio a dirti, è vero che ti piace l'Egitto? E tu, sì, mi piacerebbe, mi piace l'Egitto, sono affascinata perché la tua guida mi sta dicendo che è dell'Egitto, fa parte dell'Egitto. Ma so anche, ti dico, che a te piace non la medicina tradizionale, ma ti piace di più curarti con le erbe, gli intrulli, no? Cioè, per dire, prendere un po' di questo, un po' di quello, un po' di quell'altro, per dire, una tachipirina usi tre cose omeopatiche. Eh sì, è perché la tua guida nella vita precedente cioè, la tua guida era una curandera e aiutava le persone con le medicine che c'erano in quel momento, quindi le erbe, e usava il miscuglio delle erbe per aiutare. Tu adesso non puoi fare quel miscuglio perché abbiamo le medicine, però puoi aiutare con l'omeopatia, nel senso prendi questo, prendi quello, per arrivare alla tachipirina. Ok, è un esempio. Quindi la guida dà quelle evidenze. E un'altra cosa, quando arriva la guida vabbè, noi la sentiamo, però ha un'energia diversa, ok? A parte il vederla,
però ha un'energia totalmente diversa. E più che raccontarvi del vostro passato, vi racconta la vostra vita che sta arrivando. Ok? Ti dà degli aiuti. È come se tu arrivi in un consulto e dici: ma sì, io sono in dubbio se fare medianità o guarigione. Non me lo sento, chissà come. Ora, in un consulto incomincia a partire, la guida lo sa, arriva e ti dice la guida, mi dice la guida che tu sei davanti a un bivio, ma so anche che tu senti con le mani, e la guida mi dice che quello è il tuo, la tua strada, ci arrivi da sola perché le mani, prano, guarigione, ok? Questo fa la guida. Ok, allora può essere che, sto rispondendo a Luisa, può essere che ti vogliono cominciare a comunicare qualcosa quando sei bella rilassata, quindi cerca di aprire le orecchie. Buonasera, ciao Federica, buonasera a te, sono ad ascoltare la prima volta, chiedo un aiuto perché attraverso Gianluigi e Nicoletta Aprile ho ricevuto il messaggio di prendere una biro rosa e un foglio, come posso scrivere? Ah, tu non devi scrivere niente, tu prendi il foglio, prendi il foglio, la penna e ti metti su un tavolo e appoggi la penna. Se hai bisogno di rilassare, ti ascolti la musica senza parole, ok? O intanto fissi qualcosa per non dare attenzione a quello che devi fare, ok? E vedrai che da lì arriveranno le parole. Arriveranno le parole che ti servono per quello che devi scrivere. Ciao Sara Nicole, mio marito chiede se per caso nell'oltre lo possiamo aiutare sul lavoro per delle problematiche. Se per caso, allora aspetta, mio marito chiede se per caso dall'oltre lo possano aiutare sul lavoro per delle problematiche. Sì, ma loro sì, lo possono aiutare, sì, non gli risolvono la questione. Ma gli possono dare un aiuto, sì, però non prendere delle scelte al posto suo. Ciao Chiara, Gerardo, mia nonna prima che trapassata mi disse che aveva un debito con me e che avrebbe riscattato quanto sarebbe trapassata. Ok. Era lucida quando me ne parlò, ma possono farlo allora. Chiara, cosa succede? Questo è quello che so io, ok? Una persona che va nell'oltre fa il suo passaggio, ok? Quindi va nell'oltre e guarda quello che ha fatto di bene e quello che ha fatto di male e cerca di rimediare agli errori che ha fatto. O alle promesse che ha detto, ok? Naturalmente non ti darà né i numeri del lotto né il superenalotto, questo scordatelo, però ti aiuterà nella tua vita. Ti faccio un esempio, Chiara. Sei una ragazza single e hai bisogno di amare, di innamorarti, però non arriva nessuno. Cosa fa la nonna? La nonna ti aiuta, ti avvicina a una persona che è giusta per te. Ma come fai a dire Gerardo che è mia nonna? Perché la nonna sa come, dove e come colpire, nel senso, la nonna piantava le margherite perché gli piacevano le margherite. Questo ragazzo si approccerà a te con un mazzo di margherite, con le rose, oppure ha una spilla che riguarda gli alpini del nonno. Quindi saprai che te l'hanno mandato loro, ok? E quindi saprai che più o meno è la persona giusta. Poi naturalmente devi conoscerlo e tutto il resto, eccetera, eccetera. Però è già un indizio. Certo, non mollare, Monica. Sì, Luisa, con la meditazione, sì, e chiedi di aiutarti ad aprire il canale della chiarudienza, di sviluppare il canale della chiarudienza o come fare. Però te lo ripeto, ci sono anche dei corsi anche per quello. Ok, fa sempre parte tutto dalla medialità. Questi canali.
anche della sensitività. Ciao Walter, un grosso bacio. Allora, alcune volte mi sento come toccare il fianco oppure sento odore di sigaretta. A casa mia non fumiamo, sia io e mio marito. Il fumo di sigaretta lo sento quando sono da sola a casa. Lucia Vinci. Ok, chi fumava che è nell'oltre? Quindi si sta facendo, si fa presente con l'odore della sigaretta. Ok, e chi è che ti accarezzava quando era in vita? Ti fai queste domande, sai chi ti sta facendo queste cose. Ok? Allora, ciao, mia ragazza linda, Schettini. Ciao, 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 ciao. Allora, Anna Farella. Ciao Gerardo, questi visi in bianco e nero che vedo al soffitto, sui muri, visi che muovono occhi e bocca, muri che con brillantini dorati e argentati. L'altra volta mi dicesti terzo occhio. Cosa significa? Significa che, allora, questo qua è il terzo occhio. Ok? Ho sbagliato. Questo qua è il terzo occhio, che è quello della chiaroveggenza, ok? Che è quello che ti permette di vedere, ok? Che è quello che devi andare, bisogna sviluppare, ok? Ma non è detto che riesci a svilupparlo, perché magari queste visioni sono solo frammenti in questo momento, perché ho un cambiamento energetico o ci sono, sei sensibile, c'è un cambiamento energetico, lo senti, quindi incominci a vedere dei volti. Bisogna veramente valutare sempre cosa si sta facendo, perché si sta facendo, perché vedo questo, perché vedo quell'altro. Ci sono anche dei movimenti energetici che per un certo momento ti danno l'opportunità di vedere qualcosa, ma non è detto che tu arrivi ad arrivare alla chiaroveggenza, capito? Non so come spiegarlo, però anche io soffro i cambiamenti energetici, ragazzi, perché sono sensibile, ok, vado in crisi, eccetera, eccetera, so che sono le mie crisi, perché è così. Quindi, magari chi è sensibile e c'è questo cambiamento energetico, il terzo occhio che incomincia a fare rumore, cioè si sente pulsare perché sente questa energia, magari più alta o più bassa, e incomincia a vedere volti, ok? Però però vedi, già vedere visi in bianco e nero non c'è una sì. Ok, bisogna lavorarci su e capire veramente se si arriva a vedere, ok? Però loro sanno che dubiti per darti conferme, Bruno, lo farebbero, che vogliono, visto che, ma certo, allora Bruno, ok, e io ti faccio una domanda. Perché tu hai bisogno del suo nome quando lui ti ha dato tutte le evidenze e ti sta parlando ed aiutando nella tua vita? Perché hai bisogno per forza del suo nome o della sua canzone preferita? Quando ti ha detto che abitava in un appartamento piccolo, il divano era marrone, che lui gli piaceva la mattina bere il caffè, con lo zucchero e che cucinava in modo, ti dice come è vestito, ti dice quanto è alto, ti dice la capigliatura, ti dice tutto. Perché hai bisogno del suo nome o della sua canzone preferita? Ti sta parlando lo stesso. Perché? Perché devi andare a prendere il pelo nell'uovo? Loro lo sanno, eh. Non ti daranno mai una risposta, cioè con me non daranno mai una risposta così. Non lo fanno. Cioè, se tu mi chiedi per forza il suo nome, io ti dico: guarda, mi dispiace, ma non te lo dico già, non me lo dicono. E io glielo chiedo, perché mentre tu mi dici: mi puoi dire la sua canzone preferita? Io parlo con loro e loro mi dicono: no, non te la do. Ti dico un'altra cosa, ti dico che io andavo a bicicletta con un pedale solo. È la stessa cosa. Ti ha dato un'altra evidenza che io non potevo sapere. Hai capito?
Lo so che sono mirate le domande, ma non sempre danno delle risposte, perché ti hanno già dato tanto. Allora, oggi ho visto una piuma bianca, Laura Animus. Oggi ho visto una piuma bianca sul pavimento prima di entrare al lavoro. Sono in momento lavorativo delicato. Un messaggio, sì, di stare tranquilla, che loro ti sono vicini, qualunque cosa succeda. Di non mollare e tenere duro. Okay. Ciao Sandra. Gerardo, mi è capitato l'altra notte con gli occhi chiusi di vedere una bellissima luce gialla. Poi sempre con gli occhi chiusi cambiava e la vedevo viola e così via finché non aprivo gli occhi. Cosa vuol dire? Hai visto un movimento energetico? Ok. Allora, luce gialla è il plesso solare. E il viola è, spero di non aver detto niente, allora, il giallo deve essere il secondo chakra, e il viola è la, perché io non mi ricordo niente, sappiatelo, è il sopra, quando entra, non mi ricordo, allora, rosso, giallo, ok, e il viola è qua, quindi probabilmente hai sentito la. Chiudendo gli occhi ti sei sentita, quindi il tuo plesso solare, ok, se non sbaglio, con il chakra sopra, qua entra l'energia da sopra, ok? Quindi è come se per la percezione di sentire il mondo dell'oltre, il viola, ok? Quindi siccome tu hai perso tuo marito, lo so, e sei molto legata a lui, è come se ti stanno aiutando, perché siccome lo stai cercando, la tua voglia di sentirlo e parlarci in un determinato modo, la tua aura sta cercando di fare questa comunicazione. Per quello che tuo marito sempre con te, dorme con te, perché lo stai cercando continuamente. E questo, il giallo e il viola, è la testimonianza, perché è la tua aura. Ciao Gloriana! Ciao 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 ciao! Ciao Letizia! Ciao Leti! Ciao ciao! Allora, in questi giorni le farfalle mi vengono all'improvviso vicino, mi sfiorano il braccio, sono le carezze che chiedo al mio papà. Bravissima Ale! Bravissima! La farfalla è segnale più potente, cioè un bel segnale, bello forte. Certamente Alessandra. Quando ve la sentite, nessuno obbliga nessuno. Allora, è capitato anche a me con una medium, Carla Poretta, ok, è capitato anche a me con una medium che mi diceva che c'era una donna venuta per me, ma le evidenze non erano per me riconoscibili. È durato il contatto per tutto il tempo, ancora oggi non so chi fosse, ok, però la devi fermare perché le evidenze non ci sono. Ok, quando arriva qualcuno e bisogna dare delle evidenze, è la base, cioè il mondo dell'oltre è la base. Quando comincio a sentire, quando incomincio e comincio a dire alla persona, io chiedo sempre, io sto sentendo un'energia maschile che sta arrivando e poi chiedo. Hai una persona di figura maschile nel mondo dell'oltre e tu ti direte, ovvio, chi non ce l'ha? Ok, ma intanto che io te lo chiedo è perché lascio avvicinare la persona, l'anima, e cerco di comunicare. Poi ti dico, guarda, è in piedi a te o è alta un metro, io la sento tra 1,70 m e 1,80 m, con i capelli neri, portava gli occhiali per leggere, ok? Poi ti posso dire, guarda che sento l'odore, mi fa vedere che fumava una pipa, ma so anche che questa pipa la fumava su una poltrona, ok? O in veranda, lì cominciano ad esserci le evidenze, ok? E tu cominci a sentire, a capire di chi sto parlando. Poi lo chiedo al mondo dell'oltre, posso sapere che rapporto hai con la persona che ho di fronte? E lui mi fa sentire l'amore di un padre, ok? E io posso sbagliarmi e dico, guarda, io sento che questa persona ti sta dando. Sento che ti sta dando l'amore di un padre e la persona mi dice guarda che mio papà è qua, ok? E
E lui mi dice: guarda che sono il nonno. Allora io ripeto alla signora o al ragazzo che c'è: so che tuo nonno ti ha fatto da padre per un certo periodo della vita. Mi fa sì, è lui. E poi va avanti col discorso, ok? E poi ti aiuta, ok? Queste sono le evidenze che il mondo dell'oltre dà sempre. Se non hai un'evidenza, puoi chiedere al medium se sente qualcos'altro o se cambia energia, ok? Puoi farlo, poi dipende dalla. Perché anche in un contatto, visto che siamo anche nei contatti medianici pubblici, capita che arriva una persona che su 40 persone non la conosce nessuno. Poi è ovvio che dopo il contatto una persona si ricorda sia sì, il mio vicino di casa, ma gentilmente io chiedo all'anima con quale sto parlando, che non l'ha riconosciuta nessuno, io ve lo dico, di mettersi un attimo un po' più indietro, di far passare un altro contatto per comunicare. Poi magari alla fine arriva questa persona che mi dice: sai Jerry, la persona che stavi parlando era il mio vicino di casa, perché mi sono ricordata dopo, giustamente. Sì, ok. Mentre lei me lo parla, mentre lei mi sta parlando, il vicino si avvicina e gli dico: guarda che ti sta dicendo, se per piacere, è un esempio, digli di bagnare i fiori perché si stanno appassendo. È un esempio questo qua, però può capitare. Quindi per quello che devi avere delle evidenze, se no lo fermi e chiedi se può cambiare energia, ok? O se ti dice prima di andare avanti nel contatto e di parlare, di darti delle evidenze, perché se no non capisci chi è. E vai e stai 1 ora, 2 ore, 1 ora e mezza a pensare: ma chi è sta persona? Mentre il medium ti parla, tu, chi è sta persona? Chi è che mi sta parlando? Non capisci né chi è né cosa ti ha detto il medium. Ma ci mancherebbe, Sabina, grazie a te che mi fai le domande. Queste sono le nostre dirette, ragazzi, le nostre. Io quello che so è quello che il mondo dello spirito mi dà, come avete potuto vedere, io li conosco i colori dei chakra, però non me li ricordo i nomi, nel senso posizionamenti. Cioè, viola, il verde, il blu, ok? Poi c'è. No, aspettate, vedi, ho fatto un'altra cosa. C'è il. Ok. C'è il rosso, il giallo, l'arancione, il blu, giusto, il verde e il viola. Ok, se ho sbagliato, sgridatemi. Però se mi dite i nomi non me li ricordo, cioè, sono così. Allora, ciao Cristina, volevo sapere come facciamo a sapere perché. Allora, volevo sapere come facciamo a sapere perché loro leggono i nostri pensieri. A me è capitato di pensare dei ricordi dalla persona cara e il medio il giorno dopo mi ha detto quello che avevo pensato io. Allora, ti spiego. Se tu la sera prima stai pensando che a 25 anni andavi in bicicletta e avevi il cestino viola e il giorno dopo fai un contatto medianico e il medium ti dice: io so che a 25 anni andavi in bicicletta e avevi un cestino viola, è un pensiero che ti rimane nella tua aurea e quindi è un contatto psichico. Se invece il medium ti dice e tu non, io so che quando avevi 5 anni sei caduta in un cortile dove era pieno di sassi, ti sei sbucciato le ginocchia, io sto magari sto parlando con tua nonna è venuta e ti ha medicato subito con del fazzoletto. Io lì non posso leggerti l'aurea, è un ricordo della persona con cui sto parlando. Capito? Sono due cose un po' differenti. Ciao Chiara. Ok, sì, Tiziana, tu lo riconosci subito, sì. Allora, ti prendo un attimo per esempio, Tiziana. Dopo, però, aspetta, prima finisco di rispondere, vi faccio capire una cosa, ma perché io conosco questa persona e so che posso dirvi una cosa. Allora, a me accendono spesso la televisione come mai. Sono cariche energetiche, no? Per farti capire che
sono magari le te le accendono quando tu stai pensando a cose sbagliate o sei in soprappensiero e loro te le accendono e ti dicono: guarda che ci siamo, non preoccuparti che andrà tutto bene, o stai serena, o queste lo fanno per tranquillizzarvi, ok? Quindi sereni, perché loro del male non faranno mai. Poi ritorno a Mami Mami, che è una signora a quale conosco e me la ricordo bene. In una serata di medianità pubblica, io gli dissi una cosa che lei scrisse, no, che gli venne detta un paio di giorni prima, o la sera prima, o prima di uscire. Ok? Questo è un contatto medianico. Non era una cosa che lei aveva in mente, è una cosa che il mondo dell'oltre gli ha fatto scrivere, mi sembra. Correggimi, Tiziana. E io, durante la serata di medianità pubblica, feci una cosa che il mondo dell'oltre gli aveva scritto a lei, ma io non potevo saperlo. Questo è un contatto medianico, ok? Se invece lei avesse scritto delle sue parole su un foglio e io gliele avrei ripetute, allora lì sarebbe stato un contatto psichico perché giravano nella sua area. Ok? Ciao Silvia. Ciao Monica. Ciao! Allora, ciao Gerardo. Come mi hai detto tantissimi particolari per riconoscere i miei cari? Ok. Poi hai anche detto il nome di mia nonna il giorno del suo compleanno, hai anche visto la mia cagnolina e tant'altro. È passato qualche mese, poi ti chiederò una. Sì, grazie. Allora, io ti ringrazio di questa cosa, Nadia, perché con te è successo così. Con tante succede in un altro modo. Non tutti i contatti sono uguali, non tutti. Ok? A te ti hanno dato delle evidenze per tranquillizzarti, per stare serena. Ok, quindi con te hanno usato quel metodo, ma non con tutti lo usano. Magari c'è un'altra, io li sto notando. Con tante persone fanno un contatto, gli spiegano la persona con cui stanno parlando, e poi la persona va a prendere il nervo centrale di questa persona che sta soffrendo in quel momento, e io lo so perché glielo dico: guarda che stanno arrivando, vogliono mirare lì. E incominciano a mirare in quel punto debole dove l'aiutano. Poi, dopo il consulto, i 2 giorni, 3 giorni, dopo una settimana, un mese che passa, ripenserete a quelle parole, le riascolterete, se le avete scritte, le rileggerete e vedrete che vi diranno molto di più. Ok? Grazie Nadia, grazie, grazie di cuore. Carolina, come si fa a sapere chi è la propria guida? Io sono attratta dagli indiani. Può esserlo? Può esserlo, sì, Carolina, certo, può essere un indiano, poi dipende, può essere un pelle rossa, può essere un indiano del Perù, una curandera del Perù, cioè può essere, dipende, può essere sì. Grazie a te, Iole, ok, mi sono venuti i brividi perché nell'esempio che hai fatto ci hai preso in pieno. No, ma io, gioia mia, io non ci prendo. Allora, no, io non ci prendo, io ve lo ripeto, io mi lascio guidare. Io sono letteralmente guidato. Quindi io mi do nelle loro mani e mi fido di loro ciecamente, di più. Quindi se loro ti hanno fatto quell'esempio è perché loro volevano mirare. Io non faccio nient'altro, io quello che arriva dico, sono così, ok? Per cui figurati, se avessi studiato mi ricorderei anche i nomi dei 7 chakra, so le spiegazioni ma non mi ricordo i nomi, ok? Siamo a posto, ok? Ciao Luisa, però, oh no, aspetta, ho spostato il PC, scusate, ho mosso il PC e non l'ho. Grazie di cuore a te Federica, ciao Sara. Allora, ciao Claudia Moretti, ciao. Allora, Anto qua, riesco solo ora. Grazie a te, Anto. Allora, ciao, mi hanno abbandonato. Possibile che non riesco a stare tranquilla? Allora, ciao Rosana.
Allora, non ti hanno abbandonato, non riesci, è possibile che non riesci a stare tranquilla, è perché hai uno scossone tuo interiore. Non fai fatica a sentirli perché sei già arrabbiata di tuo, non riesci a ottenere una tua tranquillità. Ok? Gli ho risposto così perché conosco la persona. La conosco molto bene, quindi mi sono permesso di rispondergli così. Però è per questo, Ross. Se tu trovi il tuo centro, vedrai che troverai tutte le tue risposte che ti servono e le sentirai. Ciao Gabriella. Ciao Gerardo, ho perso la mia mamma quasi 6 mesi fa. Molti mi dicono. Oh, aspetta, ho sbagliato. Ok. Molti mi dicono che avvertono le presenze dei loro cari che sono nell'oltre. Perché a me non succede con. Allora, un segno di sicuro ce l'hai, stai attenta ai suoi particolari nella vita. Ok, stai attenta, ti posso dire, agli uccellini. Ok? Non succede perché sei ancora in crisi. Cioè, lei si fa sentire, ma la sua mancanza è talmente forte che non hai giustamente ancora attutito un po' il colpo del lutto e quindi fai fatica. Ma io so che ti accarezza i capelli. Ciao Gerardo, come faccio a capire se devo cambiare casa? Semplice. Se nella casa nella quale stai non ti dà più niente, senti freddo, non ti dà vibrazione, sei sempre. Ti senti strana, devi cambiarla. Quando andrai, se vorrai cambiare, che sceglierai di cambiare casa, quando metterai piede nella casa nuova o quella che stai cercando, sentirai una vibrazione totalmente diversa, piena d'amore, oppure farfalle allo stomaco, oppure un senso di tranquillità. Questo è il cambiamento di casa, ok? Però devi avere prima le basi per uscire, nel senso che senti che la casa non ti dà più niente, ok, ragazzi, senti che. La casa non ti dà più niente, che ti senti strana in quella casa, che hai voglia di cambiare. Allora tutto si muove. Ciao Alessandra. Ciao Allora, ma che bello quello che stai dicendo. Quindi chi ci ha fatto soffrire senza una giusta causa ed è nell'oltre ci aiuterà di lì? Sì. Devi capire che ognuno, Alessandra, vive la sua vita come se l'è scelta prima di scendere, quindi magari si è mosso in quel determinato modo, ma quando torna di là capisce gli errori che ha fatto, lo faremo tutti, noi tutti ci giudicheremo dal primo all'ultimo, e allora cerca di mettere a posto determinate cose, ok? Lo faranno anche lo stesso, anche senza gli errori, però quello è un modo per. Stare per togliersi, diciamo, quei pesi che noi pensiamo di avere sulla terra. No, nell'oltre il male non esiste. Nell'oltre esiste solo l'amore, la gioia, la felicità, non c'è nient'altro. Loro non sono preoccupati, loro non sono delusi, loro non sono arrabbiati, loro non ce l'hanno con noi. No. Non esistono altri sentimenti, l'amore, soprattutto l'amore. Quindi, quando dicono è arrabbiato con te, io faccio così. Però, se una persona che tu hai nell'oltre, sulla terra, ti faccio un esempio, ti ha dato due sberle, ti picchiava, può arrivare e dire. Ti faccio un esempio, Nadia. Può arrivare e dire: sai, Nadia, ho qua tuo papà, però sai cosa ti dico? Che è in una posizione un po' strana, nel senso, le mani giunte sta continuando a chiederti scusa. E se ti chiede scusa c'è un motivo. E tu saprai il motivo. Poi vabbè, noi ce lo dicono, ok? Però tu sei la prima che lo sa. E ti faccio un altro esempio, che mi capita. Adesso mi è scappato. Oh, se mi ricordo te lo ridico. I corsi della chiave, sai chi li tiene? Ci sono parecchi medium che fanno corsi,
per tutta Italia, per la medianità. Però su Bridget, se cerchi Edel anche Edel Caris, lei fa i corsi sulla medianità. Giusto, Jerry, dovrei appena posso. Mi è stato detto che ho doti di medianità, chiarodenza e guarigione nelle mani. Speriamo di riuscire. Ok, attenzione alla parola guarigione. Bisogna spiegare bene la guarigione nelle mani, perché la gente è strana. Bisogna spiegare bene la guarigione nelle mani. Bene. Ciao Claudia, già ultimamente vedo i piccoli lampi in casa, cosa possono significare? Allora, potrebbero essere anche orbs o entità, ok? Dipende se li vedi di sfuggita, possono essere che corrono, lampi, se intendi così, possono essere loro. Però io non mi ricordo, volevo dire una cosa, aspettate un secondo. Allora. Non mi ricordo cosa volevo dire. Vedi, se era mio mi sarei ricordato, per quello che dopo se me lo diranno. Ok. Ciao, vorrei che la mia mamma, andata a gennaio, si presentasse. Ciao, ma ragazza Scarpellini, io non so se te l'ho già detto, in video non faccio contatti, però se è per te, se è già palesata, stai più attenta ai segnali. Allora, ok, io non vedo, quindi non ce l'ho. Non è detto che non ce l'hai, ma chissà, io vedo tanti volti ad occhi chiusi. Quando sei rilassata, poi bisogna capire cosa si vede, se che volti vedi, bisogna capire tante cose. Non è semplice. Ok, prima dell'estate mi è stato detto che possiedo tantissimi doni da sviluppare. Da allora mi sento un guscio vuoto. Tutte quelle percezioni, intuizioni che avevo sono scomparse del tutto. Mi sento davvero triste. Allora, no, non ho sbuffato per te, Roberto. Ah, no, Alessandro. Quando una persona, che strano il caso, quello voglio farvi capire, quello che ti voglio far capire è questo. Quando ti dicono, quando parlo nelle nostre dirette e dico che noi abbiamo in mano, tra virgolette, le vostre vite, è perché una parola sbagliata, in un senso sbagliato, in un modo sbagliato, detta da noi, uccide una persona. Ok? Uccide nel senso morale, come nel caso tuo. Ok? Perché dare troppo a una persona che non sa nemmeno come muovere un pensiero o uno spillo è distruggerla, quello che ti sta succedendo a te. Non devi pensare che hai tantissimi doni, ok? Devi pensare che tutto quello che arriva e arriverà è per il tuo massimo bene e per il massimo bene delle persone a cui tu riuscirai ad aiutare. Questa cosa ti ha agitato e ti ha chiuso. Quindi, devi cercare di fare così, guarda. Azzerare e ricominciare. Io ti darò una mano, nel senso che farò di notte, ok, in astrale, però tu vai avanti tranquillamente, poi piano piano riuscirai ad aprire quel piccolo rubinetto per muovere una goccia alla volta, però
Per quello che vi dico, bisogna stare attenti quando si fa, quando fa un contatto, bisogna stare attenti a ciò che si dice. Per quello che vi dico che tutto ciò che mi arriva a me, ve lo dico, ma arriva da loro, non arriva niente dalla mia mente. Perché una mente, un contatto psichico, detto sbagliato, in modo sbagliato, può veramente far abbassare l'energia alle persone. Ok? Non so se sei Alessandra o Roberto, comunque ti riprenderai. Ti faccio ridere così ti riprenderai. Comunque devi tirare un sospiro di sollievo, un sospiro. E dici, ok, quello che è stato, quello che mi hanno detto, ora ricomincio da capo. E piano piano vedrai che muovendo quella vibrazione ti riprendi. Ok? Ciao Gabri! Allora. Ciao Gerardo, posso fare una domanda? Io sento sempre come se qualcuno mi toccasse, secondo te possono essere le mie guide o dei trapassati? Gabri, io sento una donna che ti tocca, non sono le tue guide. Ciao Nadia, Gerry, io vedo sempre ad occhi chiusi la notte dei triangoli verdi dal mio terzo occhio, poi pulsa e va in, pro e va in profondità dentro. Ok. Allora, dei triangoli, ok, il terzo, ok. Sta cercando di aprirsi, ok, quindi devi lavorarci su. Però è lungo la strada, eh. Poi dipende tutto da voi. Perché anche con me, quando mi è ritornato il dono, è ricominciato così, sentivo il terzo occhio che putupum, 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 putupum. Poi devi farlo scoppiare. Okay. Ciao Gerardo, la moglie del mio compagno che è nell'oltre, può interagire con me, o meglio, come faccio a identificare perché lei fumava come fumava il papà? Allora. Sì, può interagire con te, non c'è per aiutare il tuo compagno. Fumava come mio papà. Io sento che fumavano due sigarette diverse, due marche di sigarette diverse. Stai attenta al tabacco. Se il tabacco è forte, è tuo papà. Se il tabacco è più leggero, è lei. Ok. Allora, Stefania, non c'è un canale più semplice? No, sono tutti canali. Stefania Pioli, scusa, non ho fatto la domanda. Gerry, c'è un canale che i principianti riescono più facilmente e più spesso ad aprire? No, sono tutti canali che bisogna lavorare, lavorare, lavorare continuamente, 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 tutti i giorni, costantemente, 5 minuti, 10 minuti, capire, cercare di capire come si funziona. Non c'è un canale, non c'è una scorciatoia, non c'è, non esiste. Nel mondo dell'oltre non esiste. Allora. Ah, ok, Bruno. Ok. Grazie, Bruno. Ciao, Luciana. Quali sono i segni per cui si dice si sta aprendo il terzo occhio? Mi hanno detto così perché spesso sento una pressione calda al centro della fronte, come un bacio che persiste. Sì, può essere un sintomo, però come ho detto prima, bisogna lavorarci, lavorarci. Non si diventa, a parte che diventare medium è la strada è lunga per tutti, bisogna coltivare, far fatica e coltivare. Tutti i giorni, costantemente. Chakra della corona, grazie Francesco. Ed eccolo io, bravi. Grazie. Allora, il mondo dello spirito non si fa comandare, dicono loro ciò che vogliono. Esattamente. Hanno delle. Allora, innanzitutto, Nadia, non puoi comandarlo. Poi, sono loro che hanno, tra virgolette, la situazione in mano, perché sennò tu non sai niente. Ok? Però. Ci sono delle regole che loro rispettano molto, come io rispetto le loro, nel senso,
quando una persona passa, io aspetto sempre 30, 40, 50 giorni prima di contattarla, anche se la vedo, per educazione nella persona che c'è, nell'anima che sta affrontando il suo viaggio nel mondo dell'oltre, per la sua vita che sta guardando e tutto il resto. Il mondo dell'oltre, se non ti dice, non si ferma, nel senso, io faccio un esempio, potrei essere aperto 24 ore su 24, però loro sanno quando. È come se nel parlare tra io e il mondo dell'oltre c'è molto rispetto, ok? Non è, non funziona come con gli umani. Gli dico: guardate che io dalle 8 a mezzogiorno sto lavorando, non posso contattare le persone neanche in cantiere. Se c'è un'urgenza si può fare, però io sono aperto così. Loro sanno, li sento, ma non arrivano. Loro cosa fanno? Mi provano, mi dicono: possiamo parlare? Io no, non puoi. E rispettano e fanno un passo indietro. Ok, c'è molto rispetto tra noi e loro, moltissimo. La corona è il viola, grazie. Sì, l'ha scritto anche. Esatto. Quindi Sandra, hai capito, la corona è il plesso, grande. E sono la corona è per sentire il mondo dell'altro, cioè è perché tu stai cercando tuo marito. Vedrai che arriva. Giallo, terzo. L'arancione, seconda luna, giusto, Mary? No, aspetta, no, ok. Ciao Albora, un abbraccio a te. Un abbraccio a te. Terzo chakra, plesso solare, giallo. Ok, era il terzo, visto. Ok, rosso, arancione, giallo. Io li ho invertiti, grazie Giovanna. Allora, ciao Simo. Allora, Alessandra Valenti, grazie a te. Maria Lorenzi, buonasera. Ciao Maria. Grazie Gerardo che ti. Non ti nascondo che ho una paura folle. Bisogna star sereni. Anna Maria Tagliabue. Ciao Anna, ciao, ciao. Stavamo parlando di come si fanno i contatti e di cosa può succedere. Sì? Allora, grazie Katia. Grazie. Ok. Cristina, ragazzi ancora e ciao. Ancora 5 minuti, poi andiamo all'anno. Allora, Anna Maria, io non ho parlato. Scusate un secondo. Non ho parlato di quello che tu mi hai scritto, io ti ho anche risposto perché ne avevo già parlato l'altra volta, se no avrei ripreso il discorso della diretta precedente. Se tu vai ad ascoltare la diretta precedente, abbiamo parlato sulla domanda che tu hai fatto sotto il mio post, capito? Se una persona ti dà delle vaghe spiegazioni, è poco credibile, praticamente due cose, via via, e poi passa il tempo a chiederti chi è. Allora, se si dichiara medianico, se lo fa di professione, se, se non è una persona che dice io sento poco, quello che sento ti dico così, allora, sto confondendo. Se una persona, ti stavo confondendo, scusa, se una persona che ti dice: guarda, io ho dalla nascita queste percezioni, però non ho molto addomestichezza a parlare con l'oltre, però mi dice queste cose, allora ci può stare. Ma se è un medium che lo fa di professione, che ti dice poche cose, o il medium in quel momento non sta bene, e te lo dovrebbe dire, che fa fatica a percepire, o devi chiedergli delle evidenze più forti per capire chi è. Perché anche un bisnonno, ti faccio un esempio, Cristina, che tu non hai conosciuto, però te ne hanno parlato, può dare un'evidenza grossa, nel senso. Io ho qua una persona che sento che è un nonno, però ti dico che tuo nonno era cicciottello e portava il cappello, tu no. Ora io parlo al mondo dell'oltre e dico: perché mi fai sentire nonno se non lo sei? E poi mi dice:
Poi mi fa vedere, io guidavo la carrozza con i cavalli. Ora io ti dico, Cristina, ma questo signore, che io sento un nonno, guidava la carrozza con i cavalli. A te ti verrà in mente che tuo papà o tuo nonno ti hanno raccontato del papà o del nonno che lui non aveva la macchina, ma guidava il carro con i cavalli. Allora capirai che è il bisnonno, capito? Arrivano sempre dove vogliono arrivare, sempre. Allora, Nuccia, pensavo di cercare un esatto, non ricordo dove l'avevo messo. È arrivato tramite una persona che volevo contattare. Può essere un messaggio per me. Allora, può essere che l'oltre ti abbia aiutato ad avere quel numero tramite un'altra persona. Sì, perché ti serviva. Sì. Allora. Prima di capire se, anche prima non l'ho detto, se le televisioni si accendono così perché il mondo dell'oltre, constatate che non sia un contatto dell'energia, tanto per essere sicuri per voi. Maria Grazia, orecchio sinistro, dolore cosa vuol dire? Dipende quando senti il dolore, quando senti questo, se non è un dolore fisico, bisogna capire quando ti arriva. E determinare come mai. E vedi Cristina Germana, se l'avevi capito, ti sei tolto un dubbio, capito? Ma ci mancherebbe. Ciao Cinzia. Grazie Katia. Grazie. Allora, Gerardo mi è capitato che l'anima, ok, Gerardo mi è capitato che l'anima arrivata insistesse che facessi una cosa, non mollava, non riesco a conciliare questo con il libero arbitrio, impossibile. Aspetta, più che altro per l'insistenza che avevano, al secondo consulto la medium ha esordito dicendomi che le chiedevano di chiedermi se avessi fatto questo quanto richiesto. Anche questo mi lasciava perplesso. Tra l'altro, quanto che ok, non credo. Ok, Sabri, scusami. Se non era per motivi di salute, ok, o urgenze, non credo che il mondo dell'oltre arrivi a spingerti a fare una cosa e intervenga su un tuo. Questo è quello che penso io, eh. Poi magari un altro medium ti dirà di sì. Non penso che il mondo dell'oltre, con me non succede, cioè non fanno queste cose. Non penso che il mondo dell'oltre. È come se ti dovessi dire, Sabina, io ti racconto la tua realtà, e poi ti dico, dovresti prendere la moto e andare a 140 all'ora su quella strada lì perché voglio che prendi una multa. È un esempio. Ok, non, stanno intervenendo su una tua scelta, un tuo libero arbitrio. Non credo che possano farlo, a meno che non sia per salvare una persona. O per aiutarla nella sua salute, perché magari, come ho ripetuto prima, se una persona non si sta curando e si deve curare, allora loro arrivano e danno l'input per svegliare questa persona e dire: oh, è ora di andare a fare i raggi perché sennò ci becchiamo qualcosa di peggiore. Poi sta alla persona scegliere se andare a fare i raggi, eh? Capito? Loro ti possono dire: devi spostare il telefonino a destra, ma se tu che devi vedere se ti conviene spostarlo a destra o no, capito? Però che insistessero, di solito a me non capita questa cosa, cioè che io a parte che non mi ricordo i consulti, però non mi sembra che abbiano, mirano sul vostro stato, come state di salute, no, ho sbagliato, scusa, come state vivendo la vita, se vi è sfuggita la vita fra le mani, lì insistono a riprendervi la vostra vita in mano, lì sì, ma non intervengono sul libero arbitrio. Se tu vuoi stare ancora per un periodo giù di morale,
sono loro ti hanno detto che ti tirano su, ma se tu non vuoi, non possono fare altro. Capito? Quindi dipende dalla situazione, Sabina. Io non la so, quindi non posso darti un aiuto concreto. Certo. Certo, Patrizia. Io vedo le guide, non vedo gli angeli custodi, vedo le guide. Mariella Marino. Allora, Giovanna Morosini, se una persona è morta da pochi mesi, viene comunque durante un contatto, è troppo presto. Allora, ti faccio l'esempio di stasera, io non lo sapevo, ho avuto una persona, non so se è in diretta, ma non farò il suo nome, ho fatto un contatto a una persona. Quando questa persona ha detto pronto, io sentivo già un'energia maschile e gli ho detto, nel parlare, ho detto, ma tu hai il papà nel mondo dell'oltre. Questa persona vi posso confermare che non mi ha detto niente. E lei mi ha detto, mio papà è morto da poco, ok, perché io gliel'ho detto, lo vedo girato di spalle. Non lo contatterò, non ci parleremo, ti posso dire determinate cose, lo vedo, però ha fatto parlare un'altra persona, ok, al suo posto. Capito? Possono venire sì, però se è morto, se è passato nell'oltre, se è andato, da poco, tipo un mesetto, 40 giorni, 50 giorni, difficilmente, si girano, però mi fanno sentire la loro presenza, quello sì. Sì, Gabriella Cecere, stai attenta agli uccellini. Buonanotte a te, Carolina. Ciao. Ciao, Laura. Ragazzi, 2 minuti, eh. Andiamo a letto, ok. Mio marito l'altra notte ha sentito bussare nel comodino e poi, nitida nitida, una figura di donna con i capelli ricci, anni 50, e in mano la sigaretta, con quella cosa lunga, ok, non mi viene quella della sigaretta lunga che salvo, ok, attaccata per fumare, era di spalle, devi guardare se qualcuno della sua famiglia o della tua poteva appartenere a quell'epoca e capire se c'è una foto di questa signora con questa sigaretta lunga, perché se arrivano è perché sono stati vicino a voi. Ciao Ileana, ciao. Bisogna allenarsi. Ciao, Pa, ciao. Bisogna allenarsi, allenarsi, allenarsi continuamente, non mollare mai, 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 mai demordere, mai. Grazie a te, Roberta. Allora. Allora. Grazie, Silvia. Ciao Claudio, grazie a te Maria Grazia. Allora, grazie Katia. Allora, ciao Jerry, il lampo appare e passa. Ieri è entrato verso la. Allora, ciao Jerry, il lampo appare e passa. Ieri è entrato verso la camera di mio suocero che vive con noi. Potrebbero essere delle entità, ok? E sembra un lampo, potrebbe essere sì. Allora. Ancora 2 domande, poi ragazzi andiamo a letto. Allora, ciao Sara. Ciao, stamattina quando è suonata la sveglia ho aperto gli occhi e avendo un po' di luce, la lampada risale, ho visto un'ombra nera muoversi contro uno specchio, verso sinistra, verso la finestra. Stavo ancora dormendo oppure poteva essere un'entità? Poteva essere un'entità di sicuro. Allora, Gabriella Cecere. Devo farci caso, sento tanto uccellino, Dio mi dispiacerebbe se non gli avessi dato la giusta attenzione. Ma allora, Gabriella, non puoi dire mi dispiace, dispiacerebbe, anche se non gliel'hai data prima, adesso gli darai importanza perché lo sai. Come facevi a saperlo prima? Ora lo sai, vedrai che gli darai importanza.
Serena, nessuno si arrabbia. Non lo so nemmeno io, ma di Flavia. Cioè, dipende, dovresti spiegarmi, magari nella prossima diretta, ok? Potrebbe essere anche la tua aurea, Annuccia, capito? Potrebbe essere anche quella. Vedi, se vedi sette colori dei chakra, potrebbe essere quella, sì. La mia amica, allora, Nadia, Sonia Mattia, la mia amica si è evidenziata dopo un giorno che era nell'oltre, sì. E stasera no. Non posso Anna Maria Tagliabue, non posso parlare del mondo astrale, sto chiudendo la diretta, magari un'altra volta. Però ne avevo già parlato in altre dirette, comunque la rifacciamo, non c'è problema. Ok, Alessandra, grazie mille. Grazie a te, Patrizia. Allora, allora, mi dispiace lasciarle lì. Ok, ciao Gerardo. Laura, ti sembrerà assurdo quello che sto per dirti, ma un po' di tempo fa ho sentito uno strano lamento, mai sentito. Cosa strana, pochi giorni dopo ho letto che la madre terra ha messo un lamento. Secondo te è possibile che io abbia sentito questo? Grazie, ciao. Potrebbe essere, io non posso darti una sicurezza, però potrebbe essere. Allora, ciao Gerardo, come posso iniziare a sentire? Ileana, dovresti fare i corsi. Io non riesco a percepire, mi piacerebbe tantissimo. Vorrei tanto aiutare la mia amica che ha perso il marito quasi 2 anni fa e mio marito che ha perso la mamma. Tutti vorremmo aiutare qualsiasi persona noi abbiamo in parte, però per canalizzare bisogna vedere se si è adatti a canalizzare. Io, ragazzi, Roberta, Bruno, vi chiedo gentilmente, Luisa, vi chiedo gentilmente di tenere le domande. Se riesco, vi rispondo scrivendo, però vi chiedo gentilmente di riprenderle nella prossima diretta, ok? Che vi rispondo perché sta facendo tardi. Quello volevo chiudere con questa cosa, prendo lo spunto di Leana, non tutti possono canalizzare, non tutti possono avere la scrittura, non tutti possono avere la chiarudienza, cioè non è che tutti siamo medium. Tanti medium nascono con questo dono, tanti lo reprimono, ma tanti lo portano avanti studiando, cercando di capire e cercando di usarlo per fare del bene alle altre persone che chiedono aiuto. Ma io ve lo ripeto e ve lo ridicherò sempre, è bello canalizzare, sentire, scrivere, chiaro udienza, ok, ma la vita medianica non è una passeggiata. Io non voglio buttarvi giù assolutamente, ma dovete capire anche che c'è il bello di sentire, canalizzare, scrivere, wow, l'amore, ma c'è anche il contro. Se non avete una persona in parte che capisce quello che voi state, il percorso che state facendo, buttate in aria una bomba. E quando arrivano i momenti dello sconforto, perché non è che canalizzando, scrivendo, si è a 365 gradi, boom, 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 arrivano dei picchi che vi battono per terra, anche se siete dei medium. E lì bisogna affrontare una risalita. È sempre in salita la medianità, non si ferma mai. Non è che dico sento, mi fermo, no, ve l'ho sempre detto, si va sempre su, su,
su sempre. So, io la sento la vostra voglia di comunicare, di sentire, di fare, ma ricordatevi anche la cosa più importante. Questo ve lo dico per le mie esperienze, non per gli altri. Voi potete sentire gli altri, ma non potete sentire i vostri. Quindi io vorrei sentire la mia mamma. Si farà sentire con i segnali, magari con la margherita, con il cuore, ma non verrà mai a parlarti all'orecchio. Ti toccherà, se ti deve parlare, ti parla tramite un'altra persona. Cioè, questo che capita anche a me. Quindi, bello tantissimo, lo rinascerai ancora così. Però ha anche i suoi contro e non sono semplici. Non è tutto rose e fiori. Magari saremmo in un mondo di pace e tranquillità. Invece anche il medium ha i suoi momenti di puff. E quando il medium va puff, arrivano le energie basse. Quindi il medium deve cercare di alzare subito l'asticella tramite le amicizie importanti, le persone che lo aiutano, tramite due parole di conforto e puff, alza l'asticella, perché sennò puff, sono dei martelli dopo, cominciano ad arrivarti di quei pensieri. Quindi ve lo dico perché vi preparo a quello che può succedervi, perché ci sono anche questi momenti. Oggi sono i momenti del silenzio, nel senso che loro ci sono ma stanno zitti. Perché? Perché devi vivere un pezzo di vita terrena. Ma sto fermo, ma è così. Perché lo fanno? Per il mio bene, per la mia salute e per il massimo bene di voi. Perché se io non sto bene, mi prendo l'esempio, come posso aiutare voi se io non sto bene? Come potete aiutare voi le persone se avete già problemi voi? È questo che voglio farvi capire. Quando aiutiamo qualcuno, dobbiamo stare bene noi, bene dentro, e allora possiamo aiutare gli altri. Ora sì. Io vi voglio bene a tutti quanti, vi do un abbraccio enorme, vi ringrazio perché le nostre dirette sono fantastiche. Vi richiedo gentilmente a chi ha scritto di iscrivermi alla prossima diretta o se riesco vi rispondo dopo, nei prossimi giorni. E vi do un abbraccio a tutti quanti. Fate una serena notte. E dovete, vi dico un'altra cosa, dovete cancellare dal vostro essere umano la parola rabbia e cattiveria. Perché è da lì che si comincia a lavorare. Mi hanno fatto arrabbiare, capita anche a me, poi passa, ma subito penso ad altro, passa. Quei sentimenti non appartengono al mondo dello spirito, quindi non appartengono nemmeno a noi. Ok? Buonanotte a tutti, fate i bravi e buoni rumori. Ciao!